panificio si chiama Terremoto. Nasce nei primi del Novecento, però io l'ho rilevato da 40 anni. Io ci ho lavorato qua prima dal 69, sono 53 anni che io ci lavoro in questo panificio. E poi l'ho rilevato io. E niente, porto avanti questo panificio, ringraziando a Dio va benissimo, lavoriamo alla grande perché ci diamo da fare, abbiamo fatto tanti sacrifici. E si chiama Terremoto perché io da bambino ero un po' vispo, e allora mi avevano messo sto nome Terremoto. Poi io andando avanti i miei amici mi hanno sempre chiamato Terremoto. Quando ho messo su il panificio ho messo panificio Terremoto. Ci troviamo a Camma, una contrada diciamo di Pantelleria. Come posto di Pantelleria è uno dei più belli, sia per il mare sia per l'Arco dell'Elefante, i Faraglioni, insomma è un po' diciamo diverso dagli altri. E in questo periodo non si chiude mai perché si inizia. Gli operai iniziano alle 10:30 con il pane e poi la mattina si continua, si apre il negozio verso le 7 e va avanti tutto il giorno, poi la sera facciamo le pizze e andiamo avanti con la pizzeria e perciò non si chiude mai in questo periodo. Come tipicità abbiamo tante cose diciamo antiche, come le squadate, i pasticciotti, i ravioli, il biscotteggio che è un tipico pane secco che si fa. E il biscotto di orzo, sono tutti prodotti antichissimi che io per imparare ho dovuto prendere, quando ho preso il panificio, ho dovuto prendere dei vecchietti, compreso mia mamma, e metterli lì dentro per imparare a fare questi prodotti tipici che diciamo li faccio solo io. Ci abbiamo la friggitoria, facciamo gli arancini, facciamo le pizze a teglia per la mattina, durante il giorno, i prodotti calzoni, fritti, tanti, tantissimi prodotti di friggitoria, diciamo. Qui dentro come famiglia siamo io e tre figli. Mia moglie ha dato tutto fino a pochi anni fa. Poi si è ammalata, ha avuto tantissimi problemi, allora rimane a casa, però è sempre partecipe. Quando c'è bisogno è sempre partecipe della situazione. Qui in famiglia siamo in cinque e tanti altri amici operai. Noi facciamo degli arancini che secondo me li facciamo solo noi, perché poi ne facciamo tantissimi, perciò vuol dire che sono buoni. La pizza, i mostazzoli, la torta al limone, tanta tanta roba. Poi la sera iniziamo a fare le pizze, da 4 anni ormai abbiamo iniziato a fare anche le pizze e va bene, è un prodotto che va anche quello, perciò continuiamo.